Ancora qui in via del Campo Ventino Grosso, ancora qui con un grandissimo ospite. I libri su De André ne sono stati scritti tanti, permetto di dire che questo è un libro molto importante. E lascio ad Andrea Podestà il compito di spiegare chi è l'autore. Attimo. Vado sulla copertina. Ok. Allora, lui è giornalista, ha vissuto, vive ancora oggi tra la Sardegna e Milano, scrive per la Nuova Sardegna, ha conosciuto Fabrizio De André, poi glielo chiederemo, presumo inizialmente per questioni professionali, poi un po' per volta è diventato un rapporto di amicizia e di stima reciproca. Ha scritto questo bel libro, riedito da Fratelli Frilli, e Uomini e donne di Fabrizio De André, Conversazioni ai margini. Ed è lui, è Alfredo Franchini, benvenuto a Genova, benvenuto in via del Campo Ventino Grosso e benvenuto anche alla scuola genovese. Senti, la prima domanda è un po' inevitabile per certi aspetti, cioè come hai conosciuto Fabrizio De André e qual è stato il tuo primo, come dire, la tua prima sensazione a pelle, no? Perché insomma, trovarsi di fronte a un personaggio così importante. Sì, quando io l'ho conosciuto, io avevo 22 anni e lui aveva già scritto i più grossi capolavori, aveva fatto L'ultimo rimostento, La buona novella, Una lavorella da denaro fino al cielo e Storia di un impiegato. Era già lui, insomma. E lui si era trasferito in Sardegna al Tempio, l'avevo conosciuto durante la sua prima tournée nel 1975, poi ci siamo un po' persi, però lui mi aveva detto proprio quella sera lì che si sarebbe trasferito al Tempio. Quando io, perché questo è importante per già dall'idea di chi era Fabrizio De André, io avevo problemi sentimentali, ho fatto un mezzo matrimonio. Mezzo matrimonio? È interessante, ma non andrei mai in bagarre. Non approfondire. E lo chiamai e gli dissi: Fabrizio, sto attraversando una crisi che forse avrai attraversato anche tu. E lui mi rispose testualmente: ho attraversato tante di quelle crisi che la tua sicuramente coinciderà con una delle mie. E vieni a Tempio e ne parliamo. Perché lui aveva questa grande attenzione per le persone. E quindi quando aveva di fronte la persona la studiava, carpiva parte di quella vita che poi metteva nelle canzoni. E noi ci siamo conosciuti così, abbiamo iniziato a frequentarci parlo degli anni 77-78 a Tempio. Poi erano anni particolari perché Fabrizio, dopo aver preso una casa in affitto a Tempio, stava ristrutturando quella che sarebbe diventata Lagnata. E lui aveva questa abitudine, quando si andava da lui uno diceva voglio conoscerti, oppure arrivava un giornalista e dice voglio un'intervista, lui era un po' restio sulle interviste, diceva a tutti vieni qua, stai una settimana, dormi, mangi, stai qua e poi fai quello che ti pare. E quindi era diventato un modo di ritrovarsi. Sì, c'è altre cose, ora lascio la palla al mio collega, compagno d'avventura Eugenio, perché c'è un capitolo del rapporto di Fabrizio con Emilia. Eugenio. Sì, e noi sappiamo benissimo che si è partiti forse, tu ce lo puoi confermare, da quella famosa paura di palcoscenico, però che lo portò ad esibirsi solo a 35 anni alla Bussola, che è diventato quasi un mito che alcuni hanno voluto sfatare, nel senso che noi ti chiediamo, e ti faccio due domande in una. Partiamo un attimo da questo e poi dal momento che il libro si chiama Uomini e donne di Fabrizio De André, per me è molto importante e mi piacerebbe che con te affrontare il discorso di una dei legami molto importanti di Fabrizio De André che collega l'inizio alla fine, nel senso che l'ultimo disco Anime Salve del 1996 è un brano stupendo che si chiama Visto Nina Volare e questo brano ha radici nel passato dell'infanzia di Fabrizio. Quindi due domande in sì. Io non sono tanto d'accordo sul fatto che lui avesse paura del palcoscenico, perché poi lui invece aveva necessità di avere un rapporto con la gente e non aveva affatto paura di stare sul palcoscenico, perché era un mattatore.
Io credo che fosse un'altra cosa, nel senso che lui quando inizia a fare canzoni, lui era nato nel 1940 in una famiglia molto molto borghese, dove i mestieri consentiti erano quelli dell'avvocato, dell'ingegnere e del medico. Quindi fare il cantante non era possibile. Lui non, tanto è vero che lui non impegna il cognome di famiglia nei primi 45 giri che fa, perché lui non pensava di fare il cantante in vita sua. Quindi lui non è che avesse paura, lui aveva, era un professionista vero, quindi le cose che faceva le faceva sempre benissimo, aveva paura forse di non essere all'altezza come, come cantante, come musicista, che poi non è assolutamente vero, perché teneva botta benissimo nei concerti. Quindi io credo che fosse questa la, tant'è vero che poi quando lui diventa inizia a fare il tournée, non le fa, non ne fa tante, ne ha fatto 8 in tutto, ma non ne fa tante per pigrizia, per tanti motivi, ma non certamente per paura. Poi lui aveva proprio invece una necessità di avere rapporti con la gente. C'è un caro amico comune, credo, Ella De Bandini, che è stato batterista di Fabrizio, ma è stato anche batterista di Guccini. Bandini dice sempre: la differenza tra Guccini e De André era questa, che se uno durante un concerto gridava stronzo, Guccini ci faceva sopra una canzone. Invece Fabrizio scendeva giù dal palco e diceva: ma perché dici così? Ma spiegami, parliamo. Sì, c'era appunto con la PFM molto divertente. Cioè, con Fabrizio Giorgio che andava a prendere. Era dei rapporti con la gente. Uomini e donne. Uomini e donne a me sembrava naturale, proprio per il suo interesse che lui aveva per le persone. E se noi andiamo poi a esaminare con un'operazione del tutto arbitraria, dividiamo i personaggi maschili da quelli femminili delle sue canzoni, ci accorgiamo che c'è una differenza fondamentale, perché le donne sono sempre vittime di tre sacrifici, che sono la maternità, la prostituzione e la virginità. Gli uomini sono quelli che portano il potere all'estremo, cioè il colonnello Civito che massacra gli indiani al St. Creek, sono... E quindi c'è proprio una differenza netta, lui mi sembrava il caso di sottolinearlo. Sì, da altre cose c'è proprio un capitolo nel tuo libro dedicato a questo, tu approfitti della tournée che aveva fatto dopo le nuvole, no? In teatro, esatto, che era divisa tra uomini e donne, e poi con la canzone finale Andrea. Per tornare alla